Eccoci qua, benvenuti a una nuova puntata di Incontri Produttivi. Sono davvero contento di essere di nuovo qui con voi. Si prospetta una bellissima, interessantissima puntata. Come sempre, iniziamo dando, porca miseria, dando un caloroso abbraccio e saluto al mio fido compagno di avventure, Edoardo. Ciao, Edoardo. Buonasera a tutti, un Ciao, ciao, piacere qui buonasera. a Torino. Avevo il grilletto facile, ho di nuovo buttato una grafica così. Oggi sono nervoso perché parliamo. Febbraio, siamo prossimi a San Valentino, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo farci trovare tutti pronti. Tutti pronti. Va bene, che dire? Allora, come sempre, noi siamo in diretta su YouTube e anche sull'Olbia Film Network. Ho controllato, siamo giusto, giusto in diretta, partiti da pochi secondi. Come sempre, incontri produttivi. È questo format, questo video podcast che adesso ha una cadenza bisettimanale in cui andiamo ad affrontare un po' quelli che sono tutti i temi più interessanti, più spinosi riguardo alla produzione audiovisiva, quindi principalmente sulla produzione cinematografica e per la televisione, ma non solo. Questo devo dire che si prospetta una puntata veramente molto, molto piccante, molto, molto succosa, perché forse uno dei grandi temi del nostro settore, forse insieme con l'aspetto dell'audio, forse quello più misconosciuto, nel senso che di solito ci si butta a dire sì, facciamo un film, e poi qualcuno ti bussa sulla spalla e dice ok, hai un contratto. E quindi Il parte un po'. mondo è sicuramente pieno di produttori che vanno a piangere dai propri avvocati per contratti Sì. firmati 3 anni prima, che scoprono cosa hanno firmato successivamente. E soprattutto noi, produttori under 40, ma tutti in generale, dobbiamo prendere questa abitudine di non iniziare nulla, se, non solo senza aver firmato i contratti, ma senza averli compresi pienamente. Alcuni di noi hanno sicuramente un profilo più adatto a quel tipo di studi, magari vengono da studi di economia, magari vengono da studi di legge, altri come me che vengono puramente da questo settore, gli risulta un idioma di ceppo non indoeuropeo quando legge un contratto. Quindi la prima regola è sempre appoggiarsi a un buon avvocato di fiducia che conosca il settore, che non sono tanti, che ti possa aiutare a comprendere il contratto, ma soprattutto a trarne i maggiori vantaggi possibili e i minori rischi possibili. E in questo senso, quindi, farei che presentare il nostro ospite d'onore di oggi, se sei d'accordo. Sono assolutamente d'accordo, diamo inizio alle danze. È qui con noi Cristian Collovà. Ciao, ciao Cristian. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, mi permetto di presentarlo io. Cristian Collovà, con cui ho avuto il piacere e l'onore di collaborare in passato, presente e penso anche in futuro. Nato in Germania, cresciuto a Parigi, trasferito a Roma, ha lavorato presso lo studio legale Loeb & Loeb americano, con sedi a Los Angeles, New York e Tokyo. Da quando è tornato in Italia ha fondato Legal International, che è uno studio internazionale specializzato nella tutela della proprietà intellettuale, assistendo clienti sia nazionali che internazionali in materia di, e qua vado a leggere l'elenco, diritto di autore, media e comunicazioni, industria dello spettacolo, nuove tecnologie, pubblicità, social media e start-up. E dire poco. Benvenuto Christian con noi, grazie della tua disponibilità. Grazie a voi. Tra l'altro, Cristian, scusa, ma c'è un'altra chicca che dobbiamo dire in tutto questo, che tu non sei soltanto un avvocato, è così, ma sei stato un grandissimo pilota di rally. Navigatore, Navigatore per l'esattezza, navigatore di rally in una vita precedente, sì. Con qualche soddisfazione, insomma. navigatore. Quindi, insomma, adesso prima aiutavi il pilota a centrare le curve, adesso aiuti i produttori o gli autori, a seconda dei clienti, a centrare i contratti, in un certo qual modo. Soprattutto a non centrare i muri, diciamo, metaforicamente. Esatto. Deve essere probabilmente il vizio di indicare la retta via a chi vi sta accanto, probabilmente mutuato dal mondo delle corse, dove indicavo appunto la strada al pilota che ha tanta buona volontà, tanta iniziativa, ma come noi navigatori dicevamo sempre, non sa mai dove andare, lui guida dove io gli dico di andare. E la stessa cosa spesso si è trasformata poi nella vita. Da consulente legale nel settore dell'entertainment, delle start-up, delle aziende in genere, del
prendere il cliente per mano, guidarlo verso il risultato, verso il traguardo, e dandogli consigli, aiutandolo, stando spesso anche dietro le quinte, però con la soddisfazione poi di vedere il cliente tagliare il traguardo, avere successo e crescere con lui. Per cui è probabilmente una forma mentis che mi porto dappresso e nella quale mi trovo molto bene. Bellissimo, bellissimo anche questo modo di vedere la figura del legale come un copilota, come un navigatore, di uno che ti aiuta a fare le scelte giuste, quindi poi anche a crescere come imprenditore, come produttore. Assolutamente, ma spesso mi vengono clienti a studio, mi contattano, ho bisogno di un contratto. Credo che io di solito fermo sempre il cliente e gli dico: questa è la domanda sbagliata. La mia domanda è: tu dove vuoi arrivare? Io voglio fare un film, io voglio fare un lungometraggio, io voglio fare qualcosa, allora io cerco di costruirvi attorno, ecco, la protezione necessaria dal punto di vista legale, la guida nella direzione giusta, facendogli tante volte vedere quello che non vede, sempre per mutuare un po' il discorso dal rally. C'è questa idea che il navigatore dica al pilota la prossima curva, in realtà il navigatore dice al pilota la curva dopo la prossima, perché la prossima curva il pilota la vede, è quella dopo che non vede, per cui sono io che gli devo dire rallenta o piglia la veloce a seconda di che cosa c'è dopo. Ecco, nel guidare il cliente dal punto di vista legale, il mio compito è quello di far vedere al cliente che cosa c'è molto più avanti di quello che il cliente vede, che poi tocca molto il tema di oggi, perché l'argomento di cui vi volevo parlare è l'argomento dei diritti d'autore applicati al settore dell'entertainment, ma visti con l'ottica del prima di iniziare la produzione, che cosa bisogna fare? Esatto. Introduco appunto un po' il tema della giornata, anche per chi si fosse appena collegato, e vi ricordo sempre che potete fare domande, commentare, avete un'opportunità preziosissima, perché quando vi ricapita di fare domande a ad una persona di così alto profilo. E io appunto muterei sempre un po'. Pensa che vi fatti parcella, a quello si riferiva ovviamente. Esatto, mi sembrava brutto, a un certo punto ho tirato un po' il almeno finale. Per i prossimi 45 minuti. Assolutamente. E infatti, quanto paga Edoardo? Questa puntata tranquilli, paga lui. Allora, dicevo, mi piacerebbe sempre appunto mutuare un po' questa metafora del rally, che secondo me è sempre molto interessante. Diciamo che noi ci occupiamo della prima metà di gara, no? Soprattutto in questo momento ci occupiamo di una buona partenza. Come tutti sanno, la partenza nelle gare automobilistiche è fondamentale. Se parti male, perdi un botto di secondi. Quindi, e partire proprio da qua, cioè qual è una buona partenza nel momento in cui si ha quella che possiamo definire una proprietà intellettuale, no? Parlavamo prima out of records del fatto, uno arriva e dice: ho scritto un film, ho scritto una sceneggiatura per un lungometraggio. No, non hai scritto una sceneggiatura per un lungometraggio, hai costruito un mondo. Ecco, partirei proprio da qua, una buona partenza sia dal punto di vista dell'autore ma anche del produttore, cioè è un po' questa duplice interesse, cioè l'interesse dell'autore che vuole tutelare la sua opera, la sua proprietà intellettuale, e dall'altro il produttore che vuole avere più possibile margini di manovra per poter fare il suo mestiere. Poi, se che l'abbiamo... Sì. Cristian, senti? Lo chiamo al volo, eventualmente gli chiedo di entrare, di rientrare. Sì. Dobbiamo fare... Hop là. Vediamo se... Niente, la prima domanda, sono partito troppo in quarta e vediamo se si riprende. Vabbè, allora a questo punto, ecco, è uscito, adesso lo faremo rientrare. Nel frattempo, cogliamo l'occasione per salutare Elena Sperandio. Ciao Elena, buonasera anche a te, che piacere averti con noi anche questo episodio. E si diceva, stasera si parla di diritti, parliamo di tutti i diritti pre-shooting, quindi parliamo di quello che poi è l'opzione su soggetto sceneggiatura e tutto ciò che in realtà sta intorno a diciamo questa primissima parte, questa primissima quella fase del ho scritto una sceneggiatura per un film,
mo che succede, e da una parte e dall'altra, e per l'autore e per il produttore, vediamo un po' che cosa Christian ci dirà. Nel frattempo... Ma questo è sicuramente quello che si può definire il bello della diretta, nel senso che in 6 puntate ancora non c'era successo, ma doveva succedere. Poi. Non abbiamo perso... Però per raccontare una piccola storia di Christian, di me e Christian, nel senso di come ci siamo conosciuti in realtà io e Christian. È successo nel 2015 a Los Angeles. Ora, poiché non c'è così, posso raccontare ancora più dettagli. No, in verità, eravamo nel 2015, io all'epoca vivevo a Buenos Aires, mi occupavo esclusivamente di service, e nella bacheca dell'AFM, eravamo lì per l'American Film Market, leggo una persona che scrive in inglese, vuoi sapere di più degli incentivi per filmare in Italia? Sei una società di produzione, vuoi venire a filmare in Italia le tue produzioni? Ci sono degli incentivi nazionali, anche degli incentivi regionali molto interessanti, eccetera, eccetera. Nel frattempo sono in linea con Christian, che è caduto internet nel loro studio, quindi stanno ritirando su, arriverà a breve. Perfetto. E io gli scrissi, sì, ma guarda, per assurdo sono italiano, ma per assurdo non so molto degli incentivi italiani. Mi occupo di fare service in penisola iberica e in Latino America, perché non ci conosciamo? E ci siamo visti in un bar, in uno dei vari bar satelliti dell'AFM, ci siamo seduti a prendere un caffè a chiacchierare. Lì ci siamo resi conto, chiacchierando tra di noi, che erano pochissime le persone che spingevano l'idea di fare service in Italia, ed ero stupito dal profilo che questa persona che fosse lì a spingere questa opzione fosse un avvocato. Per di più, e non una casa di produzione, cioè una persona che rappresentava ovviamente diverse realtà produttive e che andando all'estero, tra le varie cose, promuoveva l'opportunità di venire a realizzare in Italia, ovviamente curandone poi gli eventuali interessi delle case di produzione con cui il suo studio collabora. Mi sorprese questa cosa perché, per assurdo, non c'erano case di produzione italiane che stessero promuovendo quello. C'erano case di produzione italiane che promuovevano i loro film, i loro slate, molti distributori, buyer sicuramente, ma non c'era nessuno che stesse offrendo quello. E trovai estremamente interessante che ci fosse questo profilo così multitasking in uno studio di avvocati al quale io mi appropinquavo solamente per fare delle domande ben precise, di solito anche con una voce un po' tremolante, perché ogni qualvolta mi appropinco dei legali, sono di base sempre un po' spaventato, e invece ci fosse una figura così dinamica, così internazionale e quant'altro. Da lì abbiamo iniziato ovviamente a incrociarci a tutti i vari festival, a Berlino, a Cannes, a Los Angeles, Berlino, Cannes, quindi si è sviluppato un rapporto personale. Poi abbiamo avuto occasione, appunto, tornando in Italia, aprendo la società in Italia, ci siamo appoggiati anche e soprattutto al loro studio proprio per mettere giù le basi dell'IP e del diritto d'autore. Però è stato curioso, insomma, come spesso succede, due italiani che si conoscono all'estero in un terzo posto e poi finiscono a collaborare. Io ora faccio una cosa, mi muto un secondo perché provo di nuovo a chiamarlo per capire se riescono a entrare, se no lo invito a farlo direttamente dal cellulare. Certo, certo. Ma allora io intanto ne approfitto un po' per parlare col pubblico, nel senso abbiamo l'occasione per raccogliere un po' di domande. Se avete piacere io ho una serie di domande, nel senso che la questione dei diritti d'autore è sempre una questione estremamente complessa, nel senso che sia per quanto riguarda il tutelare l'autore che quanto riguarda il tutelare poi il lavoro del produttore, nel senso sappiamo bene tutti quanto questo sia un dato cruciale nel momento in cui non solo si va a lavorare un film, ma nel momento in cui si partecipa a dei bandi, spesso e volentieri si richiede anche che i relativi contratti siano depositati, siano trattati in un certo modo. Non soltanto, ma poi ci possono anche essere altri fattori che ruotano intorno a quello che è un contratto di sceneggiatura. È una cosa su cui appunto siamo già un po' entrati in argomento, però l'aspetto per cui nel momento in cui io prendo i diritti di una sceneggiatura devo capire se sto prendendo i diritti solo per realizzare un film oppure
oppure se invece ci sono altri diritti, diritti relativi al merchandising, relativi ad altri aspetti. E via via questa cosa qua scascata, poi ovviamente si ripercuote su tutto quello che è il proseguo. Sì, arrivano, mi parlano dalla regia, per cui io vi invito, se avete qualche domanda, commentate, scriveteci, noi le raccogliamo, così appena Christian riesce a ricollegarsi gliele facciamo. Nel frattempo colgo l'occasione per ospitare, per buttare dentro Matteo Pianezzi, so che è lì, eccolo, ah, oh mio Dio, parlano di me, perché così ci parla di un'iniziativa molto bella dell'Olbia, che ci ospita come sempre sulla pagina Facebook. Ciao Matteo! Ciao a tutti! Hai visto? Ciao Matteo, come stai? Mi levo gli occhiali perché faccio un riflesso orribile. Cioè, sì, sto bene, voi ragazzi? Bene, tutto bene, grazie per ospitarci sulle vostre frequenze. No, ma ragazzi, grazie a voi per questo servizio utilissimo che stiamo e state facendo per giovani e meno giovani che si approcciano al lavoro della produzione in maniera così viva e di cuore, ecco. Bene, bene, grazie Matteo. Allora, guarda, 5 minuti, così ci dici un po' un paio di news rispetto all'Olbia. Abbiamo visto un po' di informazioni che sono usciti sulla pagina Facebook, così magari ci racconti meglio. Esatto, esatto, esatto. Sono aperti due bandi fondamentalmente, perché quest'anno stiamo cercando di focalizzare anche sulla qualità dei prodotti che verranno convogliati sul mercato di Olbia. Quindi è stato aperto da ieri il bando Primavera. Primavera è dedicato a registi che stanno cercando un produttore per realizzare la loro opera prima o opera seconda. Quindi si parla di registi italiani che cercano un produttore italiano, quindi Italia su Italia. È un progetto molto molto interessante, verranno selezionati un massimo di 8 progetti che verranno invitati in Sardegna, potranno poi incontrare e lavorare con un parterre di produttori nazionali di primo livello che stanno cercando e sono interessati soprattutto a produrre opere prime e opere seconde. E l'altro progetto molto interessante è dedicato ai produttori esteri che stanno cercando un coproduttore minoritario italiano. Quindi anche lì stiamo facendo un grande lavoro di scouting, soprattutto in Europa, ma anche oltre Europa, per trovare dei progetti, saranno un massimo di 5 progetti che verranno invitati a Olbia per incontrare produttori italiani, e diciamo che il tutto è in linea con quello che è il bando ministeriale per le coproduzioni minoritarie, quindi stiamo cercando di essere su Olbia un braccio armato di quelle che poi sono effettivamente le possibilità che il nostro Stato ci dà da un punto di vista produttivo. È tutto collegato. Poi vi accenno che ci sarà anche poi, per quanto riguarda i cortometraggi, ci sarà un Primavera Corti dedicato a giovani autori che stanno cercando produttori per i loro cortometraggi. Quindi ci sarà anche una declinazione dedicata agli shorts, quindi restate collegati con tutte le notizie, oppure scriveteci anche, perché così vi inseriamo nella nostra newsletter, visto che adesso ci sono tutte le norme sulla privacy. E niente, noi siamo qua, le date saranno annunciate a breve, vi posso preannunciare la seconda metà di giugno come periodo, e sperando, incrociando le dita, anche quelle dei piedi, che vada tutto bene, che si possa viaggiare e fare degli eventi in presenza, perché sinceramente è bellissimo il mezzo telematico, ma vedersi di persona, come raccontava anche prima Edo, è una cosa diversa, cioè tu sei a un festival, però poi la possibilità di incontrarti e dedicare del tempo a una persona live e poter parlare vis-à-vis con una persona è tutta un'altra cosa. Ma poi vuoi mettere la Olbia in Sardegna, cioè c'è anche quell'aspetto, cioè, che se tu vieni, sai, sei qua a San Francesco al Campo, uno dice vabbè, porca miseria. Invece se sei ad Olbia è un'altra roba, ecco, c'è un'altra cosa. Esatto, esatto, esatto. Noi vi aspettiamo tutti. Grazie, grazie, grazie. Porto camicia e costume, non mancheremo. Esatto, esatto. Assolutamente. Allora ti lasciamo con una
con questo commento sugli occhiali bellissimi e... Allora, tra l'altro non sono occhiali da vista, ma sono occhiali per schermare la luce blu del computer, stando tante ore al computer. Bene, grazie Matteo, io farei subito rientrare che così riprendiamo. Ciao Matteo, grazie. Ciao Matteo. Eccoci qua, ecco Cristian, siamo ritornati più caldi di prima, più forti di prima, con connessioni più potenti. Assolutamente sì, scusate, è saltato il router per qualche minuto e abbiamo dovuto riavviare i problemi di tecnica. Non ti preoccupare, allora riprendo giusto il filo dove eravamo lasciati, sono aumentati nel frattempo gli ascoltatori, questo mi riempie di gioia, tra Facebook e YouTube comincia a esserci già, abbiamo riempito una stanza. E allora eravamo rimasti appunto al punto cruciale, no? Siamo qua con la nostra bella macchina, l'abbiamo lucidata a nuovo, dobbiamo partire. Qual è la giusta partenza nel destreggiarsi con, diciamo, con una proprietà intellettuale, ecco, in senso ampio? Allora, per mantenerci nell'ambito automobilistico, la migliore partenza è quella che comincia dalla bottega del meccanico il giorno prima, nel senso nella preparazione. E considera che il 60% dell'attività del produttore e anche dell'avvocato che lo affianca, il 60% è produzione, il 20% in realtà è il vero shooting del film e il 20% poi post-produzione e vendita. Perché la preparazione è così importante? Perché dalla preparazione dipende poi tutta la vita successiva del film e le fortune del film. Da come uno si muove, da quanto uno acquista quando inizia a produrre il film, acquista in termini di diritti, adesso vi spiego un po' come funziona tutto questo mercato dei diritti sottostanti, gli underlying rights, da lì dipende poi come potrò sfruttare il film e soprattutto che cosa potrò fare collateralmente al film. Mentre chiacchieravamo prima della diretta, dicevamo del principio molto americano del think out of the box, pensa fuori dalla scatola. Tante volte capitano clienti, studenti che vengono mi dicono: ho scritto una sceneggiatura per un lungometraggio, ho scritto un corto, ho composto una canzone. Io dico sempre: guarda, fermati qua, perché già stai partendo nella direzione sbagliata, sempre nell'ottica del guidarli. La direzione giusta è: ho creato un mondo, ho creato una property che può essere sviluppata. Poi ci sono quelle che non si sviluppano perché magari sono un progetto cinematografico a sé stante, punto e basta, però ci sono delle property insospettabili che si sviluppano e diventano una cosa assolutamente molto importante, ma l'importante è prepararsi bene. Per far capire l'importanza di questo concetto, io racconto sempre una storiella di un giovane regista americano che aveva fatto un primo film di un certo successo e si avvicina alla casa di produzione, e nel caso specifico era la 20th Century Fox, e dice: guarda, ho scritto una sceneggiatura, mi piacerebbe produrla. Erano gli anni 70, quel periodo in cui andava molto la corsa alla Luna, c'era stato Neil Armstrong che aveva posato il piede sulla Luna nel 63, 65 e poi gli anni 70, e questo giovane scrittore regista si ispira a Caduta e declino dell'Impero Romano di Gibbons e scrive invece una storia dell'Impero Romano in versione spaziale. Va dalla Fox, dice: guarda, mi piacerebbe che voi produciate questo film, prendo pochissimo di compenso, esattamente prese $150,000 per $50,000 per la scrittura, $50,000 per la produzione, $50,000 per la regia, e chiese soltanto due condizioni alla Fox. In realtà la Fox puntava ad accaparrarsi questo regista perché aveva fatto un altro film completamente di altro genere e la Fox voleva fare il sequel di quel film. Si trattava di American Graffiti, in realtà. E cominciate già a capire di chi si tratta. American Graffiti, il regista era il giovanissimo George Lucas, e la Fox lo vuole prendere per American Graffiti 2 e lui dice: sì, però prima ti piazzo questo progetto, me lo produci, poi io ti faccio tutto quello che vuoi. Loro, convintissimi del possibile successo di American Graffiti 2, dicono a George Lucas: va bene, guarda, ti produciamo sta robetta qua, che non roba spaziale, ma non ci interessa, ti paghiamo lo stesso fee che abbiamo pagato per American Graffiti, $150,000, va benissimo, sei un giovanetto regista. E lui pone due condizioni: uno, di poter dirigere anche i sequel,
seconda condizione, di avere i diritti di merchandising, in realtà insieme con la Fox, dicendo guarda, te lo facciamo insieme. La Fox non sa che cosa siano i diritti di sequel, erano periodi in cui i film non avevano mai grossi seguiti, la Bank of America che finanziava la Fox aveva un principio secondo il quale i sequel facevano sempre un terzo del film principale, tant'è che la Fox, scocciata di questo, va a finanziarsi da Bank of Boston. Nel frattempo George Lucas incassa questo ok della Fox sui sequel e sui diritti di merchandising e gira Guerre Stellari nel 1977, ovviamente con il diritto di girare anche i successivi, essendo il regista ha la possibilità anche di scegliere chi farà gli effetti speciali e crea apposta la Industrial Light and Magic, e insieme con la Fox produce poi gli altri due film, creando quella che noi conosciamo oggi come Lucasfilm. La Lucasfilm poi si ricompra con i proventi del merchandising, ma la Fox poi ovviamente quando voleva negoziare i diritti di merchandising chiede a Lucas ma che cos'è questo merchandising, Fox l'aveva fatto soltanto con il dottor Doolittle, immaginatevi che fallimento potessero essere i diritti di merchandising, e lui dice semplicemente vorrei fare i pupazzetti dei miei protagonisti, la Fox lo guarda e fa nessuno comprerà il pupazzetto di quel mostro peloso che è Chewbacca, la Fox si sbagliava. Lucas prosegue, gira i due film, si ricompra la prima trilogia e fa la seconda. Nel 2012 la Disney compra la Lucasfilm per 4 miliardi di dollari. Qualche anno fa, due o tre anni fa, la franchise intera di Star Wars, comprensiva dei 7 film, non erano arrivate ancora a 9, più il merchandising, più le fan stories, più i DVD, più i parchi a tema, più tutto quello che ci potete mettere dentro, valeva 41 miliardi di dollari. Era dati del 2012, credo, in proporzione Harry Potter ne vale soltanto 25 e James Bond ne vale 8. Se voi mettete insieme Harry Potter e James Bond non raggiungono il valore della franchise di Star Wars. Per rendere la cosa ancora più divertente vi dico che il valore della franchise di Star Wars è più del PIL della Giordania nel 2014 o più del PIL del Paraguay sempre nello stesso anno. Solo la franchise di Guerre Stellari. Oggi, dato aggiornato a qualche mese fa, la franchise è arrivata a 65 miliardi di dollari. Tutto grazie a un avvocato, Tom Pollock, che era l'avvocato di George Lucas, che negoziò la famosa clausola dei diritti di sequel e dei diritti di merchandising. Perché racconto questa storia? Per far capire che nel momento in cui si negozia qualcosa bisogna avere ben presente quali siano le potenzialità dell'opera, che non sono soltanto il soggetto, la sceneggiatura del film che io intendo girare, ma sono tutto il panorama che si può aprire collegato a quel determinato film, per cui ci saranno diritti ovviamente sulla storia e sui personaggi, ci saranno i diritti di sequel, poi una volta si parlava di sequel, poi cominciarono ad uscire i prequel che erano l'antefatto del film, da lì si è aperto un mondo perché hanno inventato i diritti di sequel, i diritti di prequel, i diritti di spin-off, quando un personaggio acquisisce una sua autonomia e un suo film. Catwoman era l'antagonista di Batman, poi ha avuto un suo film autonomo, tantissimi Avenger hanno avuto i loro film autonomi, poi si sono trovati tutti nella franchise degli Avenger e della Marvel in generale. La Marvel stessa in realtà non era una società di produzione cinematografica, la Marvel fondata da Stan Lee era una società editoriale di fumetti, la quale concede i diritti alla Sony per fare Spider-Man 1, quello di Sam Raimi. Da lì partecipa ai proventi e decide invece di prendere i proventi del film di reinvestirli nella produzione di Spider-Man 2, Spider-Man 3, poi il reboot, che è un'altra forma di sfruttamento dell'opera oltre a sequel, prequel, spin-off, remake, eccetera. Il reboot è il ricomincio completamente da capo e Spider-Man ha avuto già due reboot, Batman ha avuto un ulteriore reboot, hanno fatto Ghostbusters in versione femminile, anche questo reboot, Charlie's Angels è stato un altro reboot e così via, e tutto questo
brulicare di sfruttamenti si espande all'infinito. Immaginate quello che può essere stato per Guerre Stellari o per una franchise come Harry Potter: tutti i diritti di rappresentazione teatrale, i diritti di musical, i diritti di parchi a tema, per cui vengono concessi i diritti su quella determinata franchise per realizzare un parco a tema, i diritti vengono concessi a un soggetto che è specializzato nella costruzione e sfruttamento di parchi a tema, non è per forza il titolare dei diritti che si attiva per sfruttarli direttamente, li concede in licenza, dà l'autorizzazione ad utilizzare la property, dà l'autorizzazione ad utilizzare il marchio. L'Harry Potter che tutti noi conosciamo con quella scritta un po' gotica, sgamba, che bene abbiamo in mente, è un marchio che è registrato in un'infinità di paesi, in un'infinità di classi merceologiche e viene sfruttato per qualsiasi cosa possa essere, dalla cartella per la scuola, al quaderno, ai libri, ai parchi a tema, allo spettacolo teatrale, qualsiasi cosa. Ecco, sì, una cosa interessante che secondo me si può... per anche dare uno spunto, un punto di vista del produttore rispetto a questo tema, è che spesso e volentieri ci si concentra molto sul fatto che un film, che l'incasso di un film dipenda poi da come va nello sfruttamento immediatamente successivo alla sua uscita. In realtà, se la strategia che c'è alla base del film è, diciamo, espansa, in realtà quello che potresti avere per mano è la tua pensione, nel senso che non soltanto un film può essere un evergreen, e quindi ci sono film come i Goonies che ancora adesso possono essere riproposti, o grandi cult del passato che vengono riproposti come film, ma possono diventare poi merchandising. Faccio così, apro una parentesi, mi sembra che in Italia a noi ci siano sempre un po' mancati questi franchise, cioè non mi viene in mente quasi nulla su cui siamo riusciti, cioè gli americani in questi sono stati bravissimi, noi forse ci è un po' mancato, forse ci sono proprio anche mancati gli avvocati che ci consigliassero nel passato nella maniera giusta. Forse l'americano da Terence Hill e Bud Spencer avrebbero tirato veramente fuori un franchise, cosa che invece a noi è mancata. Il grosso problema dell'Italia è che la nostra produzione è ancora una produzione molto, diciamo, di impresa familiare. Le grosse società di produzione italiane, Filmauro, Fandango, Leone, eccetera, sono società che comunque, bene o male, hanno un capostipite e poi continuano lungo l'asse familiare. E l'approccio che noi italiani abbiamo, per quanto estremamente creativi, il cinema italiano è uno dei migliori del mondo, sicuramente dal punto di vista di carattere, di creatività, ma ci manca quello che gli americani hanno in termini di industrializzazione, forse spersonalizzando un pochino il processo creativo, però portandolo a un livello di industrializzazione, di attività imprenditoriale per la quale gli americani non sono mai secondi a nessuno. Io dico sempre che noi abbiamo avuto i Michelangelo, i Raffaello, i Leonardo, però gli americani con una sequenza di operazioni una concatenata all'altra, magari con poca creatività, ma hanno mandato l'uomo sulla luna negli anni 60 con un computer che aveva una capacità di calcolo pari oggi a forse un orologio digitale. L'iPhone sarebbe una roba troppo evoluta. Dov'è il punto in cui gli americani riescono ad eccellere? Proprio nella pianificazione. Cioè, noi facciamo un film, come appunto hai citato i film di Terence Hill e Bud Spencer, ha successo, allora sai che ce ne facciamo un secondo, poi ha di nuovo successo, sai che ce ne facciamo un terzo. Gli americani riescono a pianificare questo molto in anticipo, cioè partono con l'idea di fare un prodotto che abbia uno sfruttamento industriale. E questo comporta anche il fatto che le revenue di un progetto industriale americano vengono da molte parti. Giustamente dicevi, noi tante volte ci concentriamo nel puro dato di quanto un film abbia fatto al box office, è molto, ma molto fuorviante. Spesso mi capita di discutere con persone che magari non sono molto nell'ambiente e dicono: guarda, quel film è costato 5 milioni, ha fatto 10 milioni al box office, chissà quanti soldi hanno fatto i produttori. E io mi devo arrampicare sugli specchi per riuscire a spiegargli che, guardate, un film che costa 5 milioni, che ne fa 10 di box office, è un film che ha perso soldi. Già, come? Questi navigheranno nell'oro nei 5 milioni? No, assolutamente. 5 milioni è il costo del film.
Il film va pubblicizzato e lanciato in tutto il mondo e questo è un costo. Immaginate quello che può essere il costo di doppiaggio, il costo di cartellonistica, il costo di mandare il film in sala e dunque duplicarlo in copie. Una volta si facevano le copie del film di celluloide, adesso sono copie digitali, ma comunque hanno un costo. Il costo del film e della distribuzione del film è comunque un costo che impatta sulla distribuzione. Poi c'è il costo dell'esercente, nel senso che dei 10 euro di biglietto che io pago all'esercente quando vado al cinema, 3 euro vanno sicuramente e anche qualcosa di più all'esercente per coprire tutte le sue spese di affitto, di ripristino delle macchine digitali, eccetera, personale, biglietteria, il l'omino che vende le bibite, birre, panini, eccetera. Per cui c'è un enorme costo che viene tagliato. Un terzo del costo del biglietto viene assorbito dai costi di distribuzione, dunque la vendita del film che deve essere comunque promossa e sulla quale si spendono dei soldi, di quei 10 ne arrivano 3 probabilmente al produttore, se il produttore è fortunato, che significa che un film che costa 5 milioni deve fare almeno 15 milioni di incassi. Ovviamente non deve fare tutti questi 15 milioni dalla sala, la sala è soltanto uno dei momenti di sfruttamento del film. Successivamente alla sala ci sono i passaggi nella televisione pay, nella televisione poi free, nei passaggi. Una volta c'era l'home video, DVD e videocassette, che ormai è un mercato morto, che però è stato sostituito dalle piattaforme, dunque dal video on demand e subscription video on demand, dal fatto che se lo voglio vedere lo posso comprare su iTunes, Amazon, eccetera, o me lo vedo su Netflix, dove sembra che non lo pago, ma in realtà nel mio costo dell'abbonamento io ogni mese pago, di conseguenza il produttore riceve comunque dei dividendi dalla visione di quel film. La cosa fondamentale è ricordarsi che lo sfruttamento di un film è un film tutelato per tutta la durata di protezione legale del diritto d'autore che insiste in quel determinato film. Il diritto d'autore dura 70 anni dopo la morte dell'ultimo dei coautori, tra soggetto sceneggiatura, regia e compositore delle musiche originali. Per cui, in realtà, come dicevi tu, il produttore non fa soldi dall'uscita cinematografica del film, non fa soldi dagli incassi immediati, ma fa molti più soldi dalla coda lunga. Quando un produttore ha una library di 5, 10, 15, 20 film diversi, tutti quanti con una durata di 70 anni dopo la morte dell'autore, immaginiamo che l'ultimo dei coautori di un film muoia 20-30 anni dopo aver girato il film, significa 100 anni di durata, significa che oggi Il principe cerca moglie, che ci vediamo ogni Natale, Una poltrona per due, i film di Bud Spencer e Terence Hill, sono tutti film che continuano ancora a generare una coda lunga di proventi per il produttore. Ed è lì in realtà le revenue che ritornano. Collateralmente a questo, i famosi diritti collaterali a cui noi non pensiamo mai, che sono quelli di prequel, sequel, spin-off, eccetera, che ci ho menzionato prima, che in realtà, se vengono acquisiti fin dall'inizio dagli autori del film, consentono al produttore degli sfruttamenti ulteriori. Il problema è che in Italia non si è mai affrontato questo argomento in maniera, diciamo, industriale, per cui spesso vedo anche contratti di tanti anni fa in cui il produttore acquisiva dall'autore i diritti per fare un film di lungometraggio, lo sfruttava e poi la cosa finiva là. E magari per fare il remake di quel film un americano arriva e deve andare a ricercare non il produttore, perché il produttore non ha acquisito i diritti del remake dagli autori, ma va a ricercare gli autori originali, che non avendo ceduto i diritti di remake si ritrovano, non sapendolo, titolari di questi diritti. Mi è capitato il caso di un distributore che molto intelligentemente è andato a verificare che un noto film di Alberto Sordi fosse stato ceduto al distributore di allora. Il distributore di allora aveva acquisito i diritti per cinema, televisione e videocassette, tra l'altro nemmeno altre forme di videocassette sono morte, ma l'aver acquisito i diritti soltanto per cinema, televisione e videocassette faceva sì che qualsiasi diritto ulteriore, cioè diritti oggi conosciuti come diritti internet e diritti piattaforma video on demand, erano rimasti agli autori originali, a cui nessuno aveva chiesto di cederli, i quali non avevano ovviamente nel contratto scritto che li cedevano e di conseguenza bisognava ritenere che fossero rimasti a loro. Il mio cliente è andato ad acquisire i diritti su quel film di distribuzione internet
e nuove piattaforme, tutto quanto fosse mai inventato in futuro dagli autori originali, oggi si ritrova a poter mandare quel film su Netflix o su Amazon o su qualsiasi piattaforma, avendo acquisito un diritto che allora veniva considerato assolutamente minimo. E questo è riuscire, il ruolo del, chiamiamolo, navigatore, avvocato o guida nel prendere per mano il cliente, è proprio quello di avvertire il cliente: guarda che devi considerare questo, questo e quest'altro, perché magari te li metti in un cassetto, magari li sfrutterai fra 10 anni, ma comunque potrai sfruttarli in futuro, e rappresentano delle fonti di proventi. Una domanda, perché da un paio di cose che hai detto stavo sviluppando un pensiero che poi spero non apra un vaso di Pandora. Stavamo parlando giustamente della coda lunga, dei diritti e degli introiti delle opere audiovisive, stavamo parlando ovviamente di questo parallelismo tra noi e gli Stati Uniti, tra un cinema più autoriale, indipendente per certi versi, un'industria del cinema. Ti faccio una domanda, ovviamente non abbiamo il tempo di poter discernere troppo, però almeno per abbozzarla, che è un po' la tematica che interessa a tutti, che è un po' sulla bocca di tutti. In questo momento le OTT americane ovviamente stanno prendendo il loro posto all'interno del mercato italiano e per certi versi stanno importando quello che è lo schema industriale americano, che non sempre incastra con quello appunto autoriale da produttore indipendente del nostro bel paese. Cosa sta succedendo esattamente in termini di diritti di autore, di appunto di code lunghe? Quali sono gli accorgimenti che si possono prendere, che è, diciamo, auspicabile poter prendere, cose invece con questa nuova formula comunque delle OTT dobbiamo dare quasi per perso nel tempo rispetto appunto agli anni 70 in cui George Lucas riusciva a prendere i diritti di merchandising alla Fox? Oggi ovviamente non so, cioè nessuno se li farebbe scappare a priori, anche sul film più banale sicuramente, diciamo, delle grandi strutture come gli OTT, ma perché ce l'hanno ovviamente prestampate in tutti i contratti. Qual è lo spazio per muoversi tra una realtà indipendente che ovviamente è molto legata a al proprio IP, quindi come dici tu ha un catalogo grosso e delle code lunghe, e la realtà invece industriale americana che tende più che altro a fagocitare l'IP che acquisisce? Guarda, è un periodo di grandi cambiamenti, soprattutto in questi ultimi 2 anni in cui si sono sviluppate ancora di più le piattaforme, hanno preso piede Netflix, Amazon, HBO, Hulu, e queste piattaforme, nonché quelle nostrane, Premium, Team Vision, eccetera. E in questo periodo di sviluppo delle piattaforme si è inserito anche la pandemia, che ha costretto tanti a casa e di conseguenza a consumare contenuti con un ritmo molto più veloce rispetto a quanto eravamo abituati precedentemente, e nella catena, chiamiamola, alimentare del cinema, il consumare contenuti significa che poi dall'altro lato ci deve essere qualcuno che produce contenuti allo stesso ritmo, altrimenti poi l'offerta si esaurisce. E dall'altro lato il blocco delle produzioni fisiche, perché ovviamente mentre la gente stava a casa e consumava contenuti era difficile produrre altri contenuti per alimentare questa catena. Molto cambiando, le piattaforme hanno preso assolutamente molto molto piede in questo panorama di produzione, stravolgendo quelli che erano gli schemi normali della distribuzione. Un film come i classici di Terence Hill che citavamo prima partiva da una distribuzione in sala, dopo la distribuzione in sala andava sulla piattaforma, forse Pay TV, anche se magari ai tempi non c'era nemmeno del Pay TV, andava poi sulla Free, cioè su un Rai o Mediaset che si finanzia, che è Free in realtà per l'utente, ma non significa che loro non paghino i diritti, loro pagano i diritti e si alimentano invece attraverso la pubblicità. Poi andava sul canale Home Video e poi, come ultima risorsa, quasi per dire che ne facciamo di questo film, lo si concedeva alla distribuzione internet, che era ovviamente una distribuzione assolutamente
scarsa anche dal punto di vista tecnico. E il miglioramento tecnico, il miglioramento delle trasmissioni, il fatto che ormai la banda larga e il digital divide si sia ridotto, la banda larga si sia espansa, l'arrivo tra poco del 5G che cambierà moltissimo la velocità con la quale possiamo fruire di contenuti, ha portato le piattaforme a, da una posizione di coda a una posizione assolutamente primaria, tanto che ormai le piattaforme producono in prima battuta prodotti che non sono più destinati al canale cinematografico, cioè alla sala, ma producono i Netflix Original, gli Amazon Original, che servono nell'ottica della piattaforma ad attirare l'utente per fare un abbonamento in più, che poi rimane nel tempo e di conseguenza vale molto di più dei 10 euro che vengono pagati al mese, e consente di acquisire base di utenti per ingrandirsi sempre di più. Dal punto di vista delle produzioni indipendenti, questo ha rappresentato, direi, un po' un'arma a doppio taglio. Sicuramente è cambiato il tempo, non sono più i tempi in cui la produzione indipendente produceva il film che voleva assolutamente produrre. Di solito era il produttore che incontrava lo sceneggiatore, si innamorava della storia, diceva questo film va prodotto, trovava il modo di finanziarlo, poi lo vendeva. Adesso il processo è molto rovesciato, è la piattaforma che va in giro a chiedere ai produttori indipendenti: portatemi progetti di contenuti che ve li finanzio integralmente. Perché la chiamo un'arma a doppio taglio? Perché è vero che da un lato questo comporta il cedere la creatività alla piattaforma e anche quegli sfruttamenti ulteriori, ivi compresi i diritti di remake, sequel, merchandising e quant'altro, per cui il produttore indipendente viene portato, non dico forzato perché nessuno in realtà in un mercato libero forza l'altro, però diciamo è quasi una scelta obbligata se vuoi essere finanziato, viene portato a cedere tutti i diritti. Dall'altro lato è anche vero che il produttore indipendente non deve più andare in giro a cercare di raggranellare i soldi per finanziare il suo film, ma basta che entra in un rapporto buono con la piattaforma, ha un progetto ovviamente creativo, originale, che suscita l'interesse della piattaforma e la piattaforma lo finanzia integralmente. Dove sta l'equilibrio? È il fatto che la piattaforma comunque avrà sempre bisogno di originalità e creatività, dunque gli autori sono salvi. Avrà bisogno di produttori che producano sul territorio, perché la piattaforma non sa produrre. Gli Amazon, i Netflix si rivolgono ad altri, loro non producono, distribuiscono. Per cui diventerà una sorta di simbiosi tra un gigante e il piccolo animale che comunque vive grazie all'esistenza del gigante. No, Mattia, non hai il microfono acceso. Arriva, ecco, scusate. No, ecco, questa cosa qua mi interessa tantissimo, perché devo dire che qua c'è secondo me una chiave di volta rispetto a un cambiamento. L'abbiamo già visto parlando già della figura del produttore indipendente nella scorsa puntata, ed è un argomento che salta spesso fuori. Faccio una citazione colta, da BoJack Horseman, che è una serie di animazione Netflix appunto, dove a un certo punto c'è uno che dice: ah, ma io non sono il tuo agente, sono il tuo manager. E l'altro gli chiede: che differenza c'è? Che il manager può anche produrre. È interessante questa cosa, perché forse una delle metamorfosi del produttore in futuro sarà quello di essere sempre più un manager, cioè la capacità di gestire un autore e la sua proprietà intellettuale, ma avere anche la possibilità di produrlo. E in questo senso, ad esempio, io mi sono trovato nella difficoltà di dire: diavolo, se dovessi cominciare a opzionare tutti i soggetti, le sceneggiature bene o male interessanti, non dico buone, ma quantomeno interessanti perché vanno sviluppate, che mi capitano sotto tiro, probabilmente non riuscirei più a pagare le bollette. E allora c'è, ecco, in questo senso una strada alternativa, sia nei confronti dell'opzione classica, appunto, una volta era il produttore si innamora dello sceneggiatore, dice: la voglio fare io questo film, ti do dei soldi e il film è mio per un tot di tempo, se lo riesco a produrre bene, se no puoi cercarti un altro produttore. Però lo scenario è cambiato, ci troviamo di fronte a delle società di produzione che cercano di diventare sempre più snelle e quindi che sono sempre più quasi, delle, non dico delle ditte individuali, però delle, magari delle microimprese, poi capaci di espandersi in maniera molto rapida nel momento in cui devono fare una produzione esecutiva,
che però hanno anche forse in questo senso bisogno di strumenti nuovi. Cioè io spesso, una cosa ci avevo segnato in un appunto, dicevo, bisognerebbe avere un contratto non di opzione dei diritti, ma di manager. Cioè io ti faccio da manager, cioè ti aiuto a sviluppare il progetto, portarlo a una piattaforma e poi a quel punto presentarmi anche come produttore. E lo stesso, secondo me, è un'altra cosa che mi è capitata sotto mano per i diritti di un libro. No? Cioè, c'è un autore che è venuto da me e dice: io vorrei scrivere un lungometraggio tratto da questo romanzo. E io gli ho detto: bene, senti la casa editrice, vedi se i diritti sono liberi, perché e la casa editrice non gli ha neanche risposto. Però è chiaro che, ad esempio, se il produttore dovesse intervenire, uno dice: diavolo, però in questa fase investire nell'acquisizione dei diritti di un libro, in un momento in cui l'autore manco ha cominciato a scrivere, ecco, forse siamo in una stagione in cui bisognerebbe trovare nuovi strumenti, e sono possibili, ci sono già, io non li conosco. Guarda, in realtà mi viene in mente una bellissima frase del Gattopardo di Visconti, in realtà da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che diceva: tutto deve cambiare perché tutto resti com'è. In realtà è esattamente questo quello che sta succedendo, cioè mentre prima appunto il produttore si innamorava del progetto, entrava anche in un rapporto molto personale con lo scrittore, lo invitava, si metteva a tavolino, eccetera. Adesso in realtà, come dicevi tu, il produttore diventa una sorta di manager. Innanzitutto non esistono più quelle grosse case di produzione, soprattutto in Italia, che davano lavoro a tante persone. Adesso sono tutti molto freelance, che vengono presi soltanto per l'occasione. Scusate, ammutolisco il telefono. Quello che deve fare il produttore oggi invece è, come dicevi tu, se c'è uno scrittore che gli viene gli dice: guarda, io vorrei scrivere una sceneggiatura su questo libro, ma non abbiamo ancora i diritti del libro, deve probabilmente rischiare e dire allo sceneggiatore: tu scrivi la sceneggiatura, io porto la sceneggiatura a una piattaforma o a comunque uno studio più grande che mi finanzia. Nel momento in cui io ho uno studio grande, ho la sceneggiatura in mano, trovo anche gli attori che vogliono recitare, trovo il regista giusto, vado ad acquisire i diritti del libro. A quel punto l'autore del libro non mi dirà di no. È quello che in realtà è successo qualche giorno fa, stavo negoziando dei diritti proprio in questo senso, cioè quello che gli americani, che poi sempre un passetto avanti a noi su questo stanno, hanno la cosiddetta writing on spec. Questo spec sarebbe lo scrivere sulla speculazione, on speculation, che poi qualcuno si interessi a quella sceneggiatura e lo produca. In realtà, scusate, continuano a chiamarmi. Il lavoro del produttore non è cambiato molto. Anche prima, comunque, il produttore, prima di esercitare l'opzione su un romanzo, ci pensava due volte, diciamo che adesso ce ne pensa tre. E comunque è sempre un lavoro di relazione che non potrà essere sostituito da quella macchina americana. Ecco perché in realtà, mentre prima c'erano gli studios grandi, i Sony, la Columbia Pictures, la 20th Century Fox, eccetera, eccetera, oggi i Netflix e Amazon non sono produttori. Anche quello che voi vedete marchiato come Amazon Original, Netflix Original, eccetera, è in realtà qualcuno che ha portato un progetto a Netflix. Netflix ha detto: questo progetto mi piace, sottotitolo, mi fa acquisire nuovi abbonati. A questo punto io finanzio te, produttore specifico, singolo, e ti chiedo di fornirmi su commissione quell'opera. E lì il produttore poi mette insieme una produzione esattamente come faceva prima. E il motivo per cui è la forza, la potenza di queste piattaforme, il fatto che nel momento in cui hanno un film che può essere riutilizzato in tutti i paesi in cui la piattaforma è diffusa, la capacità di attrazione economica è certamente notevole, perché con un solo film vanno a raccogliere abbonati in giro per il mondo, e dunque questo film se lo ripagano facilmente. Ed è il motivo per cui arrivano tranquillamente ai 150 milioni di Six Underground di Michael Bay, che è appunto un Amazon Original. 150 milioni è un budget importantissimo per un film, soltanto i Marvel riescono a superare queste cifre, arrivano a 200-250 milioni. 150 milioni per un film di Michael Bay significa che Amazon ha comunque puntato sul fatto che, siccome lo puoi vedere soltanto su Amazon, pur di vederlo io acquisirò un certo numero
di abbonati in più, e questi abbonati ovviamente non è che si abbonano per vederlo e poi si cancellano, si abbonano per vederlo, scoprono improvvisamente tutto lo scibile del portfolio che mi presenta Amazon di turno, e di conseguenza continuano poi a pagare l'abbonamento, diventano affiliati all'abbonamento e quasi non si rendono conto. Tutti noi abbiamo gli abbonamenti Amazon, Netflix, eccetera, sinceramente ci si addebita tutti i mesi sulla carta di credito, ci sembra quasi di avercelo gratis per casa. Bellissimo, guarda, allora Cristian, siamo in chiusura, volevo farti un'ultima domanda, ma mi sa che apriamo un altro scenario, perché era una domanda sul documentario in realtà, nel senso che il documentario si muove in questo mondo in cui la realtà è scrittura, che è un po' ostico. Io mi ci sto confrontando, devo dire che sono un po' in difficoltà alle volte, nel senso che nel momento in cui io faccio un documentario su una persona, fino a che punto io riesco a contrattualizzare la cosa, fino a che punto ho bisogno di avere il benestare di quest'altra persona su cui magari sto facendo il film, e se io voglio dire della sua vita e lui ha fatto cose brutte e lui non vuole che queste cose brutte si dicano, però sono vere, allora io non posso più fare il film. Però siccome qua si aprirebbe un'altra puntata, sarà la nostra terza puntata. Un'altra puntata. Sì, intanto ne faremo un'altra, che è quello sulla musica, su tutti i diritti, tutto quello che succede dopo, le vendite, eccetera. Ma a questo punto rilancio una terza puntata tutta dedicata al documentario, di come ci si tutela, cosa fare, diritti di immagine. Ti anticipo la trilogia, Cristian. La trilogia, infatti. La franchise direttamente dai miei podcast. Esatto, sì, così abbiamo i pupazzetti con te. Accanto a Chewbacca, ovviamente. Ovviamente, e accanto allo sceriffo Woody là dietro. Esatto, sì, c'è lo sceriffo Woody, c'è anche, non so se si vede, un intanto rilanciamo, infatti, questo è stato un primo bellissimo incontro, Cristian, te ringraziamo davvero moltissimo per la tua disponibilità, la tua generosità, ma appunto un primo incontro, perché abbiamo parlato di tutti quei diritti che principalmente occupano la parte anteriore di una produzione, che poi si sviluppano nel futuro del film. Andremo a parlare poi invece dei diritti successivi, quindi dei diritti di distribuzione, sia nazionale che internazionale, parleremo dei diritti della musica, vedremo di far incastrare anche quelli dei documentari, se non dovremmo creare una trilogia, quindi in primavera ci sarà sicuramente occasione di avere un'altra puntata di incontri produttivi con Cristian su questo tema. E cos'altro dire, Cristian, bellissimo averti con noi, grazie davvero infinitamente. Per tutti gli ascoltatori che ci ascoltano in diretta e che ci ascolteranno in differita, potete trovare i contatti di Cristian e di Legal Partner nei commenti del video che rimarrà postato più tardi su YouTube e che rimarrà nei prossimi giorni all'interno del canale. E grazie infinite, arrivederci in primavera, quindi a questo punto. A voi, buona giornata. Grazie Cristian. Grazie mille. Buona giornata, buona settimana. Ok, siamo rimasti in due, siamo arrivati alla fine della seconda puntata. Federica Moretti che approva, quindi possiamo dire che Federica Moretti... Federica, un abbraccione da Luca, un abbraccione. Forza documentario. Beh, che dire, Edo, è stato bellissimo anche questa volta. Ci siamo stati in un'ora e un minuto, questa volta siamo stati bravissimi. Ci vediamo tra due settimane, una puntata che tendenzialmente dobbiamo ancora avere l'avallo di Dio Netflix, però se Dio vuole, tra due settimane abbiamo una puntata speciale tutta su Sampa, col produttore di Sampa. Quindi si parla di serialità nel documentario, si parla nello specifico serialità nel documentario dentro la piattaforma, e quindi vediamo che cosa ci potrà raccontare il produttore Sampa. Quindi se non l'avete ancora vista in queste due settimane, guardatevi Sampa, così assolutamente bellissima, molto bella. Ragazzi, che dire, grazie per essere stati con noi un'altra ora insieme a noi a fare questi incontri produttivi, e ci vediamo presto. Ci vediamo fra un paio di settimane. Buona serata a tutti. Grazie Mattia, ciao, buona serata a tutti. Ciao, buona serata.